1912, l'inizio di una storia infinita. 2018, l'anno in cui tutto è ricominciato ancora una volta. 600, gli Irpini che oggi trasformeranno il Domenico Francioni in una filiale del Partenio Lombardi. 53, i chilometri che separano Latina da Rocca Priora e i dilettanti dal professionismo. 0, i punti di distacco tra Avellino e Lanusei. 90, i minuti da vivere assieme con le unghie piantate nella poltrona. E tifate con noi, perché questo campionato non è ancora finito. Irpini d'Italia e del mondo, buon pomeriggio a tutti. Stadio Domenico Francioni di Latina, 19ª e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie D, Girone G. Latina, Avellino, un solo imperativo. Vamos, por la decima! Un ok a sinistra, un ok a destra. Fischietto alla bocca, buona partita a tutti. Posizione insolita da trequartista. Alfa M. De Vena di controbalzo, non si coordina bene, la mette sul fondo. Il primo tiro verso lo specchio da parte dell'Avellino al 5° minuto di gioco. Pallone al centro, pericoloso sul secondo palo. Prova ad affondare la scivolata Merlonghi. Terza di Paolo Antonio, può andare in mezzo. La mette Roggi, arriva il colpo di testa sul secondo palo. Il pallone sul fondo, la sfiorata soltanto per un attimo sul primo palo Kelvin Matute. Poi ci ha provato Matteo Dionisi. 0-0 da Rocca Priora, ci conferma la nostra Nella Aracele. Sull'aggiornamento, Alfa M si incunia tra due avversari. Prova il tiro e la mette sul fondo. Bel tracciante di destra, occhio perché scivola De Martino. La recupera Matute, verso Tribuzzi che ce l'ha sul destro. Va in mezzo Tribuzzi, sul secondo palo! Alessandro! De Vena! La risposta dell'Avellino. Il vantaggio agli lupi, al Fragioni. È 0-1, Avellino! Perfezione di Paolo Antonio, occhio a Tribuzzi perché salta a Diagli, contropiede dell'Avellino, 2-1, Tribuzzi a regolare la posizione, Tribuzzi 1-0, Tribuzzi! 2-0, Avellino al minuto 42, non c'è più tempo, fischia due volte il signor Emanuele di Pisa, due volte come le occasioni in cui l'Avellino ha violato la porta del Latina dopo 45 minuti di gioco. Ora come ora siamo a 45 minuti dalla Serie C. Baudo buca la barriera, la palla filtra ed esce sul fondo e non abbandonare lo stadio di casa senza marcare rete. Galasso con l'esterno, un gran pallone, esce Malevescovo e la rete del Latina. Ma fuori gioco. Di Napoli sta accusando Alfageme, ha detto Alfageme stai facendo il fenomeno, e sta surriscaldando un po' l'atmosfera qui in panchina. Cristian Vecchia e Lago Marsini sono intervenuti per placare un po' le acque, ma Di Napoli ha detto Alfageme fa il fenomeno, rispetto. Sì, gol del Lanusei, 2-1, gol del Lanusei, incredibile. È arrivato il gol del Lanusei all'ultimo minuto, secondo, con l'attacco disperato anche del portiere La Gorga. Marco, scusami se ti interrompo, naturalmente quando ci avete dato comunicazione del 2-1 è scoppiata la rabbia in panchina e ora anche i calciatori. Dionisi fischia tre volte, Emanuele di Pisa disperati. Non è ancora finita questa stagione. Vedo il Lanusei l'ha recuperata, questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario. Questa squadra due mesi fa era a 10 punti dal Lanusei e oggi andrà a giocarsi uno spareggio. È stato comunque assolutamente un capolavoro.